Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta ai peperoni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoni gialli e rossi, formaggio spalmabile, pasta, sale, aglio, olio, prezzemolo, pepe e acqua. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a tritare il prezzemolo. Per 10 secondi a velocità 7. Adesso mettiamo da parte il prezzemolo tritato. Adesso mettiamo l'aglio e l'olio e insaporiamo il tutto per 3 minuti. Centoventi gradi, velocità soft. Adesso andiamo a rimuovere l'aglio dal boccale. Aggiungiamo i peperoni. Mettiamo il sale e andiamo a rullare il tutto per 30 secondi a velocità 10. Adesso togliamo il misurino. Al posto del misurino andiamo a posizionare il cestello e facciamo cuocere per 20 minuti. A 100 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo il formaggio spalmabile. Andiamo a cucinare per altri 2 minuti. Sempre 100 gradi, velocità 1. Posizioniamo sempre il cestello. Il nostro sugo è pronto. Andiamolo a mettere da parte. Adesso senza lavare il boccale aggiungiamo l'acqua e il sale. Portiamo a ebollizione l'acqua, quindi 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso mettiamo la pasta. Adesso
Per quanto riguarda il tempo di cottura, seguite il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso sono 11 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. La nostra pasta è pronta. Andiamola a scolare, a condire con il sugo cotto in precedenza e a inchiattare. Pasta ai peperoni. Grazie e alla prossima ricetta!